puoi dedicarci un pochettino del suo tempo per dirci appunto quello che ha fatto negli ultimi tempi. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Ci parli appunto un po' allora, di lei. Io sono, mi chiamo De Mario Raffaele e sono un trapiantato a Ischia da 40 anni. Non sapevo che stasera, diciamo, questa riunione si sarebbe svolta in questa sala. Qui c'è una sala particolare. Premetto che io per 40 anni sono stato il responsabile tecnico della stazione zoologica di Antondolo di Napoli, sì, che è praticamente quel centro di biologia marina internazionale che sta in Villa Comunale e che ha qui, su Porto Ischia, collina di San Pietro, una sede distaccata, dove nel corso degli anni, dal 1968 in poi, sono state svolte una serie di ricerche sui fondali di Ischia. C'è anche la posidonia oceanica, giusto, in particolare. La famosa posidonia oceanica, che non è un'alga ma una pianta, perché fa fiori e frutti in determinate stagioni. E una ricercatrice è stata per circa 20 anni responsabile di questo laboratorio di Ischia. È proprio quella signorina che vedete lì, Lucia Mazzella, a cui è dedicata questa sala. Esatto. Sì. E lì c'è la storia dell'istituto di Ischia in forma sintetica, che racconta un po' gli sviluppi di tutte le ricerche che nel campo della biologia sono state fatte. E anche descrittiva, giusto, grazie alle fotografie. Vabbè, se c'è tempo io vorrei illustrare, ovviamente bisogna dare spazio anche agli altri, certo, non voglio rubare spazi. Quindi diciamo che al di là diciamo, dell'invito avuto da Nino, che è sempre un carissimo amico, per la descrizione sommaria un po' del libro che ho scritto, che è una guida di Napoli sotto forma di racconto teatrale. Come si intitola questo libro? Si chiama Percorsi napoletani. E diversamente dalle solite guide, è sotto forma di racconto. Quindi c'è una figura particolare, che poi era una figura che effettivamente è esistita fino agli anni 60, cosiddetto pazzariello napoletano, lo strillone di quartiere che annunciava praticamente l'apertura dei negozi, gli spot di oggi che vediamo in televisione, non c'era la televisione, erano fatti a voce da questi personaggi che giravano per i quartieri e annunciavano praticamente l'apertura degli esercizi commerciali, delle merci, eccetera, eccetera. E una figura, questa figura è stata interpretata magistralmente da Totò nel film L'oro di Napoli, quindi chi ricorda questo film ricorda anche questa figura. Sicuramente. Questa figura si incontra a Piazza Plebiscito con un gruppo di turisti, li prende e li porta in giro per la città, raccontando storia, aneddoti, fatti, e quindi con dei percorsi però alternativi a quelli che si fanno generalmente, perché poi alla fine del percorso ritornano di nuovo in questa piazza e qui poi sono i colpi di scena, i racconti, diciamo sommariamente questo è il libro. Tornando invece alla storia, se vogliamo spendere un po' di parole su questo istituto, dovete pensare che via Caracciolo, lui si andava via Caracciolo, non c'era, era sabbia, niente. Sì. La colmata è stata fatta nel Novecento. Quindi il fondatore Antondon, che era un prussiano, amico di Charles Darwin, che è stato quello che poi ha scritto Legge delle specie sull'evoluzione, era anche uno zoologo, il quale, avendo varie amicizie di una famiglia ricca di intestino, si mise in giro un po' per l'Europa per cercare un sito dove poter costruire un laboratorio che potesse accogliere tutti gli scienziati che erano sparsi per il mondo e che erano affascinati dalla teoria di Darwin, sì, l'origine, eccetera, eccetera. E scelgono, quindi lui si mette in giro, finalmente va a Messina, poi a Napoli trova terreno fertile, sia da parte
dell'amministrazione nel 1873, circa 20 anni dopo l'unità d'Italia, e il comune gli dà, gli concede un suolo proprio sulla spiaggia, dove lui, con un dispendio di soldi familiari e di sovvenzioni che cercava, costruì questo primo nucleo, facendo venire da tutte le parti del mondo questi ricercatori nel centro. Lui metteva a disposizione i mezzi tecnici, l'ospitalità, che pochi sanno, cosa non da poco ovviamente, pochi sanno che poi, essendo lui prussiano tedesco, aveva gli stessi rapporti con la ditta Zeiss, cioè quelle delle famose lenti microscopiche. I primi microscopi sono stati sperimentati proprio presso l'istituto in collaborazione con gli scienziati, perché avevano bisogno di guardare al microscopio le specie che prendevano. Certo. Quindi questo costruisce questo, e pensando di poter autofinanziare la struttura, che non sempre poi i fondi arrivavano, si inventò l'acquario pubblico, che è una dependance dell'istituto di ricerca. Pensò che facendo questo acquario lui potesse ricavare, con i biglietti che vendeva, dei soldi per poter mantenere la struttura. E siccome Napoli era un bacino dove passava un flusso di turismo internazionale, costruì questa qua, che ripeto è stato il secondo in Europa dopo Berlino e si è conservato intatto fino ai nostri giorni. Quindi non ha niente a che vedere con i grandi acquari che noi siamo soliti vedere in televisione, come Genova, Barcellona e quant'altro, perché quelli sono scenografici. Questi invece sono effettivamente, riflettono gli ambienti marini del Golfo di Napoli. Poi lui aveva queste frequentazioni e quindi veniva spesso a Ischia. A Ischia aveva tante amicizie, tra cui un banchiere che abitava qui, alle spalle del cinema, e gli consigliò di comprare un pezzo di terreno. E lui comprò questo pezzo di terreno sulla collina di San Pietro e fece costruire da un suo architetto questa villa, perché era una villa, che era una villa familiare, dove loro venivano d'estate, portavano i grandi personaggi che arrivavano, certo, nell'istituto. E pensate che nell'istituto sono passati 17 premi Nobel, tra cui anche la Montalcini, questo per dare l'idea di che cos'è questo centro, che è poco conosciuto sia a Ischia che a Napoli, ma che a livello internazionale ha una fama forse una delle maggiori. Lì si fanno praticamente ricerca, si fanno dottorati, vengono scienziati da tutte le parti del mondo, la comunità europea, quindi i ragazzi fanno delle tesi sperimentali, quindi diciamo che è masterclass, quindi ad alto livello. E quindi costruisce questa villa, poi nel 1968 questa villa viene trasformata al laboratorio di ricerca, vengono i primi ricercatori. E poiché Ischia aveva a disposizione queste piante sottomarine, ci cominciano a studiare. E nel corso degli anni, facendo queste osservazioni, avevo visto che questa pianta ha una funzione importantissima, due funzioni importantissime. Prima, ha una crescita molto lenta e quindi è molto soggetta ai pericoli delle barche, della pesca a strascico. Certo. Quindi veniva distrutta, certo. E costituisce il primo, come dire, la prima culla della nascita di microorganismi marini. Da quel verbo lo chiamo giardino d'infanzia. Ah, ecco. Quindi poi man mano la catena fino alle balene. Quindi partiamo. È un anello, tra virgolette, importante per la fonte dell'ecosistema. Poi, sì. Esatto. E poi c'è un'altra funzione, perché una pianta che ha delle radici che appuntano nel sedimento protegge la costa, perché si è venuto più o meno dal castello fino a me, un po' fodino, poi gira un po' di mare, ma il grosso sta qui. La prateria. E protegge con questi ciuffi la costa dal moto ondoso, quindi dal moto ondoso. Questi ha tutti e due fondamentali funzioni. E proprio per questo
i ricercatori, in particolare la dottoressa Mazzini, si è battuta perché divenisse una pianta protetta. Oggi una pianta del pianeta protetta grazie all'azione di questi ricercatori che hanno lavorato qui a Ischia. Un applauso per quelli che grazie. Grazie. Ai tardi storici di Napoli sono state dette delle poesie per Napoli e quindi abbiamo raccontato un po' la storia di questi istituti, di questa sede distaccata. Ora leggo una mia poesia che è stata già pubblicata sull'isola di Ischia, quindi io prima di lasciarvi leggo questa poesia che è un omaggio a Ischia sotto i suoi complessi aspetti. Di greca stirpe, nel ricordo scolastico, ancora riecheggia di Pitecusa il verso. Si vede che Pitecusa qui è stata decantata, quindi il verso che Omero ti racconta di Pitecusa. Millenaria flora di sempreverde chioma, tutto ricopre la tua titanica roccia, mandando al cielo profumo di bosco. Nelle tue vulcaniche rughe, da dir remoti, ninfe bagnanti danzano alle salutari fonte delle tue vene sommerse. Nei tuoi scenari, fatti di rossi tramonti, di bianche case sparse, come grappoli due sui pendii assolati, storia, poesie e colori, recitano la leggenda che canta. Dama tradita in un regno passato, vivi oggi i tuoi giorni di prostituta d'estate, mostrando empia i tuoi segni di fatto di cemento notturno e le tue ferite bruciate. Vaga il sentimento entro i limiti dell'azzurro mare, alla ricerca del tuo verde sparso nella macchina, come coniglio selvatico, o rara conchiglia vincente dell'ultima tappa. Salutiamo i nostri ospiti. Sì, salutiamo tutti gli scrittori che sono stati qui presenti questa sera, con l'augurio di ritrovarli nuovamente qui presso questa splendida sede che è appunto il Museo Etnografico del Mare. Grazie mille, grazie a tutti da parte di Dila da Ischia all'Arte. Voleva ricordare sì. Con la sua poesia mio padre, quindi io penso che sarebbe sì, diciamo, certo. Come no? Se non è troppo. Certo, prego. Questa è una sua composizione. Prego, prego. Sono dei ricordi. Il poeta Gennaro Esposito frequentava Ischia. Il rito sirena che era da me gestito. Durante il suo soggiorno partecipava a varie trasmissioni radiofoniche e vocali con poesie, aneddoti, curiosità, piccoli frammenti di vita partenopea. Alcuni episodi raccontati alla radio si commentavano il giorno dopo sulla spiaggia, che diventava un teatrino perché Don Gennaro veniva invitato a recitare le sue poesie. Non si faceva mai pregare e lasciava tutti a bocca aperta. Viento e tramontana. Se dopo volete che lo leggo in italiano. No, si capisce bene. Va bene così. Anadumun, ma pareva di stomma, ma era proprio in avo questo nonna. Non si scordava mai la miccia che uvic, ma venendo fatta canadica. Stevano attorno a essa coppa a spiaggia, ci recitava la ciotta, la fama, a raggio, e lui a bocca aperta e a due chiafori, come a triata, assente la panuca, sta pensiero leggero e carnale, si spannino o vienti maestrale, insieme al sonno e un profumo del mare, vinto cuore tra semana chiara. Bellissimo. Grazie a lei, la pittrice Giuditta.
Abate Scianni. E tra le mani, come potete vedere, ho l'antologia Da Ischia all'Arte, un'antologia poetica a cura di Bruno Mancini e Roberta Panizza. All'interno ci sono tutte le poesie che sono state, insomma, selezionate in un certo senso per, appunto, per far parte di questa antologia. Diamo la parola alla scrittrice. Sì, grazie. Questa poesia l'ho scritta qui a Ischia, mentre ero su uno scoglio, e sono stata ispirata. E si chiama Ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi, apriti alla fantasia. Ad occhi chiusi, crea la tua magia. Il cielo appartiene a tutti. Prendi il tuo pezzo di cielo. Ad occhi chiusi, puoi riconoscere te stesso. Fai vibrare le tue corde più profonde. Ad occhi chiusi, gioca col tuo pezzo di cielo. Lo vedi terso? Lo vedi azzurro oppure grigio? La tua anima si esprime, ti mostra chi sei, come sei e come vorresti veramente essere. Socchiudi piano gli occhi, senza timore alcuno, sentirai intorno a te qualcuno molto vicino. Richiudi gli occhi, allarga le braccia, incrocia le dita. Hai catturato il tuo cielo, lo hai ridipinto, lo hai riempito di te e ora vive dentro di te. Riapri gli occhi, ci sei, ti conosci e ti riconosci. Senti sulla pelle il tepore dell'aria, alle narici giunge un profumo sottile, si insinua lento nel pensiero e scivola piano fino al cuore. Grazie. Complimenti. Ti ha davvero deliziato con questa composizione poetica molto profonda e si ha proprio la grazie. Sensazione di queste scene grazie. Meravigliose della nostra vita. Ispirate da Ischia. Esatto. Ben vengano allora altre grazie. Ispirazioni. Arrivederci. Grazie. Poeta Luigi Esposito, che è stato tra l'altro anche presente qui la settimana scorsa, giorno appunto dell'inaugurazione della nuova sede di La Da Ischia all'Arte. Io sono stato invitato, quasi trascinato, con grande mio piacere, dall'amico sì. Rino Lauro, il quale sempre mi parla del Museo del Mare. Io più volte, anche con i miei alunni, io sono un insegnante in pensione, ho visitato questo museo, ho fatto anche un gemellaggio, essendo io napoletano, quindi siamo stati a Ischia, ho portato l'andrazzata, che è una famosa danza ischitana, quindi l'ha fatta fare da mia alunni, perché io non sono musicista anche, e quindi l'interesse della cultura tradizionale, non soltanto napoletana, locale, ma anche quella locale. Mi voglio riallacciare, siccome sto preparando un libro per ricordare mio padre, sì. a quello che diceva l'amico De Mario prima, parlando del pazzerello. Proprio per una singolare combinazione, qui c'è una poesia di mio padre che parla proprio del pazzerello. Questo è un libro che io sto preparando, come dicevo, e ha bisogno ancora di essere rivisto, questa è soltanto una prova. E si chiama Ausilio Pazzerello e fa così. Foro mercata, o vive carmaniella, c'è stivica casa, Ausilio Pazzerello. Ero più trafficante lo quartiere, l'omma capace e facendo mestiere. Facevo pazzerello e all'occorrenza l'apparatore di festa per credenza. Facevo dall'estate usurpettare tanta volta con un lunare. Quando era lungo, o che era castagna, ascivo con parroccia dall'essa, nativo con disordine della montagna. A Vierna, sotto la luce una garsella, insieme a una ranfiegur, poi una coppessa, tenevo fuoco in una tazzuella. Quindi effettivamente questo pazzariello andava in giro per Napoli quando si dovevano pubblicizzare le aperture di nuovi negozi. Mi riallaccio sempre a questo perché io conosco alcuni amici artisti di strada, tra i quali c'è proprio un pazzerello che ha una location, perché oggi così si dice, ma quello è un basso, con un soppappo. Proprio a Vico Pazzerello a Napoli, in centro storico, Vico Pazzerello numero uno, lui che fa? Si veste da pazzerello, va in giro
per sangue vuole armeno, per sangue etano, raccoglie i turisti, li fa entrare in questo suo basso, racconta aneddoti, fanno alcune piccole scenette, qualche volta mi invito e io gli do una mano, sempre con grande piacere. Poi in questo vicolo fa allestire proprio un tavolaccio e si mangia proprio all'aria aperta. Nel frattempo vengono altri amici, sempre artisti di strada, quindi con trampoli, con altri giochi, quindi trattengono i turisti. Questa è una cosa molto bella, io l'ho conosciuta, ripeto, qualche anno fa. C'è ancora qualche cosa da dire? Con piacere l'ascoltiamo. Voglio mettere in evidenza con queste mie due poesie il modo di vivere a Napoli, che è molto diverso da quello di Ischia. Noi qua veniamo, io sono un frequentatore dell'isola di Ischia da oltre 50 anni, avevo 12 anni, oggi ne ho 67, e quindi qui veniamo, ci ritempriamo e poi andiamo un'altra volta a Napoli per combattere certe situazioni, davvero per affrontarle, perché Napoli è vero che è anche molto disordinata, ma nella stessa Napoli c'è una fucina di giovani meravigliosi, di artisti che cercano sempre con gli nuove di affrontare quello che è la società. E questo appunto è anche il bello di Napoli. Certamente, questa è la ricchezza napoletana. Sì. La prima poesia, che è di mio padre, Gennaro, si chiama In Via Crepa. Fa così. Air verso un cinema bellino, se mi sennanza a me lo furgoncino, tra massarizi e centici ambrosaglie, ci si va con tutta una famiglia, pensai a sa grande forza sinistrata, o un padrone di casa l'ha sfrattata, e se portava un coppa anche in mezzo, un po' in rotto, a povera ricchezza. Una cipunira e una spalleretta, e coppa con un cuore con un letto, più coppa ancora, in una bacinella, tazza, bicchiera, piatta e caccarella. Ruire di vietta e quattro pagliarici, e che lo deve stare una valliccia. Lo San Gennaro, chi mi c'è maraglia, lo da pochino e cinque seggipate. Non sa so architettura, roba vecchia, c'è se la nonna che esce un quagliarici. Sta roba mi sa un coppa nata, pare come un momento risparato. Sto furgoncino colpo di uscassa, quanta miseria si portava a spassa. Sa lontanare scansando fosse preta, in Via Crepa si rispettarete. Questo è il mio furgoncino, è stato scritto da me e si chiama O Furgoncino Napolitano. Su furgoncini per puspare giù e carta ramisciuta in due uomini. Ti sceglierò, torni da madenato da chiamarmi e l'anno per scassare. Te un'assicurazione che fa tutto e una patente fa la sesta in tutto. A darti in proprietà mezza stracciata, una mala lingua, ricicla rubata. C'è stato qui una moto 48, si può con un niente sotto, un poco furgoncino non tuppato. Oh mamma le ha ridotti, sta allucata. N'avevo solo le mie salie, perché io sapevo tutta la polizia che non avevo fatto la revisione e mancasse la circolazione. Oggi, a scansa di una rubagliatura, è chiuso un po' la respirazione, ma è punta la ramanziera, nuova da faccia a scrivere la rossiera, mobile per tramendo i documenti. Se ne è finito in un momento, lo testimone ha visto Carabino, perché ne è mancata la cosa vicina.